Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, in collaborazione con il primo nucleo elicotteri Carabinieri di Volpiano, ha eseguito un sorvolo del Sacromonte di Belmonte, colpito il 25 marzo scorso da un vasto incendio. Il santuario di Belmonte è uno dei 9 sacrimonti italiani che nel 2003 sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Le riprese aeree dei carabinieri sono state eseguite in supporto all'attività di valutazione dei danni che l'ente di gestione dei Sacrimonti e la Soprintendenza di Torino stanno compiendo in questi giorni. Le immagini consentono di rilevare che le fiamme non hanno raggiunto il santuario e, pur distruggendo enormi porzioni di area boschiva, non hanno danneggiato i piloni votivi e le 13 cappelle, realizzate tra il XVI e il XVII secolo dai migliori artisti della tradizione tardo-rinascimentale e barocca piemontese e lombarda, che costituiscono il percorso religioso della Via Crucis.